incontrato con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo nel percorso che ci porta verso la cella numero 1. Con il libro di Padre Alberto da Polito, Ricordi, Esperienze e Testimonianze, vogliamo raccontarvi quanto era amabile, semplice, umile Padre Pio. E lo vuole condividere Padre Alberto da Polito nel suo libro attraverso contesti e testimonianze e racconti. Lui scrive che nell'ascoltare le confessioni dei penitenti appariva come il buon pastore, il padre buono che amava teneramente le anime e che le vuole salvare a tutti i costi. A volte lui usava le maniere forti, chiamata durezza o scontrosità, dagli incoscienti, però noi andremmo ad aggiungere. È vero, e c'è da dire anche questo, che i penitenti, a volte i penitenti non assolti da Padre Pio, andavano via tristi, adirati, ma erano sempre rasserenati o pensosi. Una forza ignota, la grazia di Dio, dopo mesi e anni, poi li riconduceva di nuovo a lui, pentiti, convertiti. Il penitente tornava da Padre Pio perché Padre Pio si era fatto vittima per i peccatori, si immolava ancora di più. Vattene, diceva ad un peccatore, metti prima le cose a posto e poi torna. E quando tornava l'abbracciava con tutta l'effusione del suo cuore paterno, dicendogli se sapessi quanto mi costi. Un giorno scacciò un giovane, il suo viso sembrò colmo di sdegno, ma poi si sfogò con un confratello. Quanto ho sofferto, me lo sarei abbracciato. Qualche volta si mostrava burbero anche verso i frati, anche verso di noi, scrive Padre Alberto da Polito, verso le anime da lui dirette spiritualmente. Spesso mi capitava che, dovendogli parlare, nonostante la mia loquacità e confidenza filiale, però a volte ero preso da una trepidazione inspiegabile, avevo timore e non riuscivo a, scrive Padre Alberto, a spiccicare parola. Padre Pio non aveva tempo da perdere, allora esclamava, che vuoi, sbrigati, che cosa vuoi? Io, facendomi coraggio, dicevo, padre, sì, è che alla sua presenza io perdo la parola. E Padre Pio, perché? Incuto timore, forse? E subito, addolcendo il tono, che cosa vuoi dirmi? Allora, con pazienza, amabilità, scrive Padre Alberto, mi ascoltava, mi dava la risposta pronta, il consiglio richiesto, e poi mi licenziava anche con tenerezza. Un giorno accompagnai da Padre Pio un avvocato molto lontano dalla Chiesa e dai sacramenti. Temevo che il padre lo cacciasse o gli rivolgesse una parola di rimprovero, ma con mia grande meraviglia gli rivolse delle parole dolci, paterne. Gli pose la mano sulla spalla. L'avvocato, dinanzi a tanta amabilità, si commosse. Uscendo dal convento, esclamò, Padre Pio è un uomo del cielo. Tutti così dovrebbero essere i sacerdoti. Una settimana prima del suo beato transito, infatti ci troviamo proprio accanto alla sua cella dove è avvenuto il transito il 23 settembre del 1968, Padre Pio era in veranda, in preghiera. Eravamo a fargli compagnia, io, Padre Onorato, fratello Bill, che poi diventò Padre Giuseppe Pio. Entrò il commentatore Bove, Giovanni Bove di Napoli, amico, figlio spirituale di Padre Pio. Il padre, appena lo visse, disse, chi ti ha fatto entrare? Che cosa sei venuto a fare? Il signor Bove, che non si aspettava una simile accoglienza, confuso, umiliato, non pronunziò parola, anzi stava quasi per piangere. Dopo qualche minuto Padre Pio lo guardò con tenerezza e lo invitò ad avvicinarsi, lo abbracciò, lo baciò con dolcezza e gli disse, come stai? In famiglia stanno tutti bene? Indi gli rivolse parole di conforto e lo benedisse. Il commendator Bove, dopo poco tempo, seguì Padre Pio